Allora, quello che volevo farvi vedere oggi sono delle particolarità dei legami che carbonio forma con gli altri atomi quando forma le catene dei composti organici. Allora, abbiamo visto che il carbonio comunque forma quattro legami e adesso li prendiamo in considerazione per quanto riguarda la loro forza, qui ho indicato l'energia necessaria per spezzare i legami. Allora, il carbonio, quando si lega a un altro atomo di carbonio, forma un legame molto forte che per essere scisso necessita di 348 kJ/mol. Ok? Il carbonio, quando si lega con l'idrogeno, forma un legame molto molto forte, molto molto forte. Anche forma un legame forte quando si lega con l'ossigeno, 358 kJ/mol. Per giustificare questa forza di legame, possiamo dire innanzitutto che questi legami qui sono legami covalenti. Questo è un legame covalente puro. Ricordo che la purezza del legame covalente la si calcola facendo la differenza di elettronegatività, ma anche, ad esempio, vediamo un po', 2,5 di elettronegatività del carbonio con 2,1 elettronegatività dell'idrogeno. Questa cosa cosa ci dice? Che gli legami, che gli elettroni condivisi in questo legame sono solo leggermente spostati verso il carbonio, cioè che questi legami qui sono legami praticamente simmetrici e quindi sono legami tendenzialmente forti. Ricordiamo che l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo sono tutti atomi tendenzialmente piccoli e quindi, essendo piccoli, stanno molto vicini all'atomo del carbonio con cui si legano. Un'altra particolarità, volevo metterla in evidenza qui. Qui ho messo il legame che il carbonio, il doppio legame che si può formare fra due atomi di carbonio. Ovviamente, consideriamo sempre che ogni singolo atomo forma quattro legami, 1, 2, 3, 4, idem quello là. Se fate caso, l'energia per rompere entrambi questi doppi legami risulta essere un po' più bassa rispetto a questo valore qui, 348 per 2, cioè dovendo rompere un doppio legame ci vorrebbe un'energia doppia rispetto a questa. Invece osserviamo che l'energia è un po' più bassa. Ecco, lascio aperto un po' questo quesito. Come mai è un po' più bassa? Cioè, non, come mai questo valore qui non corrisponde a 348 per 2? Allora, andate per rispondere a questa domanda, interrompete un attimo, provate a rispondere, poi vi ricollegate, a pensare alla natura di questi due legami. Uno è un legame sigma, quindi un legame di tipo frontale che si realizza quindi su un piano, cioè abbiamo i due orbitali del carbonio che hanno una sovrapposizione di tipo frontale. L'altro legame è fuori dal piano della molecola. Fuori dal piano della molecola, quindi vuol dire che quando si forma il legame pi greco, la sovrapposizione è di tipo invece di tipo laterale, quindi essendo fuori dal piano della molecola, essendo il legame sigma non protetto dai nuclei dei due atomi di carbonio, è quello più labile. Quindi prima si romperà questo legame qui, se noi andremo ad esempio a idrogenare una molecola con dei doppi legami, e solo in un secondo momento si romperà questo legame sigma che è un po' più forte. Quindi questo valore qui salta fuori da un valore che è 348 più un valore che è un po' più basso, perché un po' meno è l'energia che serve per rompere i legami che sono esterni al piano dove la molecola mette in compartecipazione i nuclei. Ecco, quindi questa cosa volevo sicuramente dirla. Adesso vediamo un attimo il carbonio e la sua capacità di formare
di formare delle catene. Allora, prendiamo in considerazione un'ibridazione SP3 del carbonio, quindi un tipo di ibridazione che collega solo con legami sigma i diversi atomi, e prendiamo in considerazione degli idrocarburi. Idrocarburi sono composti fatti solo da carbonio e da idrogeno. Rappresento qui una formula bruta di un idrocarburo C5H12. Questa è la formula bruta, mi dice che la molecola è formata da 5 atomi di carbonio e da 12 atomi di idrogeno. Allora, questi atomi di carbonio si possono legare in questo modo: un atomo, 2 atomi, 3 atomi, 4 atomi, 5 atomi. Ovviamente poi dovete immaginare che qui si legheranno 3 atomi di idrogeno, qui si legheranno 2 atomi di idrogeno, 2 atomi di idrogeno, 2 di idrogeno e 3 di idrogeno. Quindi questa qui è una molecola che posso rappresentare o semplicemente così, con questo zigzag.